E bella a tutti ragazzi, sono Gilbega, sono qui oggi, tornato. Raga, come potete vedere, la mia solita agenda. Siamo sulle previsioni degli incontri principali. Prima di iniziare però vi ricordo che qualche giorno fa ho caricato un video in cui faccio un contest per vincere 200.000 crediti. Quindi se te lo sei perso, clicca sul mio canale, il video precedente, o comunque forse ve lo lascio qua nelle schede, quindi controllate qua di fianco alla I di info, che probabilmente vi lascerò il video. Comunque ragazzi, cerchiamo di arrivare a 70 likes, perché ho visto che tanti di voi mi chiedono dei giocatori da utilizzare per lo sniping o comunque dei filtri. Io purtroppo in questi giorni e in queste settimane sto studiando, beh, no, in realtà non sto studiando tanto, però vado spesso all'università, tipo 2 giorni a settimana, almeno 8 ore. E poi i restanti giorni lavoro almeno 6 o 7 ore al giorno, quindi ho poco tempo per giocare e tempo per registrare. Comunque ragazzi, iniziamo molto molto rapidamente. Ho deciso di farlo molto veloce questo video in cui vi mostro la parte prima è quella degli incontri principali, ovvero quella delle migliori partite. Le migliori partite di questa settimana qua sono 5, ve le dico adesso in ordine. Sono Inter-Napoli, Siviglia-Valencia, Bayern-Amburgo, Guingamp, Nizza e Heracles Twente. Allora, Inter Napoli, vabbè, Serie A, Siviglia Valencia è Liga, Bayern Monaco è Bundesliga, Guingamp, Nizza è la Ligue 1 francese e l'Heracles Twente è l'Eredivisie. Allora, il consiglio che posso darvi di queste 5 partite qua è, come ho sempre detto, cercate di comprare giocatori che vi diano rischio minimo, quindi sniperandoli. Seconda cosa, comprate soprattutto ruoli che escono sicuramente, ad esempio portiere, difensori centrali, ATT e basta direi sì. Invece se volete rischiare un po' di più prendete terzini destri, ali destre, però quelli escono meno spesso tra le sfide, quindi c'è sempre meno richiesta. Ulteriore consiglio è quello di comprare giocatori della nazionalità del campionato, ad esempio Guingamp Nizza è una partita del campionato francese, ad esempio, io comprerei giocatori francesi e giocatori appunto della Ligue 1 francese di quelle squadre lì, perché sono quelli che realmente potrebbero alzarsi di più, visto che alcune di queste partite qua avrebbero come, cioè potrebbero avere come requisito quello delle nazionalità oppure delle valutazioni. Quindi il consiglio che posso darvi io è comprate giocatori con valutazione alta e della nazionalità del campionato. Ora passiamo però alla parte che è un po' più divertente, anche perché solitamente ne azzecchiamo almeno uno almeno una partita a incontri principali di quelle marce. Sono questa volta Verona-Chievo, che è il derby di Verona, che in teoria dovevo andare a vedere, però poi un mio amico ha tirato pacco, quindi purtroppo non riesco ad andare a vedere. Io ve lo dico, sono del Piemonte, però tifo vabbè, Milan e poi anche un pelo Chievo. È una squadra che mi piace veramente tanto e quindi avevo intenzione di andare a vedere il derby. Stessa discorso di comprare giocatori italiani. Ora passiamo però, regà, ad alcune partite che sono veramente sick, che potrebbero uscire. Una di queste è, allora ragazzini, è Aston Villa contro Wolverhampton. Allora, contate che in teoria non ho controllato i prezzi, ma in teoria non dovrebbero avere i prezzi alti. Sì, sono un pelo altini, però si può puntare tranquillamente. Andiamo a vedere Wolverhampton. I prezzi sono abbastanza bassi, quindi il rischio è veramente veramente minimo. Comprate comunque 3 o 4 giocatori per squadra negli incontri principali, marci che vi dico sempre. Questo è il mio consiglio. Ma compratele di tutte, perché se no, se non ne comprate solo di alcune, alla fine, raga, beccate solo quelle che non. Cioè, nel senso, è statistica. Beccherete quasi sempre quelle che sicuro non escono. Quindi. Allora, raga, altre 2 partite sono i due derby in Scozia. E sono, prima devo trovare il campionato scozzese, che qua, prima che lo trovo. Ok, trovato. E sono, raga, Rangers Celtic che non dovrebbe avere i prezzi alti, no, tranquilli, rischio minimo. E poi Ranger, guardate qua, anche questo non dovrebbe avere. Ah no, i prezzi dei Rangers si sono alzati. Quindi si può utilizzare tranquillamente come filtro sniping, potete tranquillamente utilizzarlo e farvi dei bei creditozzi. L'altro è Hibernian contro Hearts. Queste due qua, una è questa, che ha i prezzi. Almeno non sono nemmeno bassini qua. Anche questo si può utilizzare tranquillamente come filtro sniping. Un'altra, c'è l'Ehlers come seconda squadra.
Ma i prezzi non sono bassissimi. Si vede che altra gente ha pensato che potesse uscire questa partita qua e quindi ci ha puntato un pelettino. L'ultima partita è Bohemians contro St. Patrick, che però non so di che campionato siano. Ah, regà, l'ultima partita è del campionato irlandese ed è la partita tra Bohemians contro St. Patrick, che potrebbe uscire visto che non so bene di preciso quando sia San Patrizio, però mi pare sia in questo periodo, non sono sicuro, raga. Fatemi sapere nei commenti se qualcuno di voi lo sa. Allora, la squadra avversaria dovrebbe essere questa qua, St. Pat. Raga, il rischio è minimo perché i giocatori costano veramente poco, quindi 3 o 4 per partita potete prenderli tranquillamente. Cercate appunto di sniperarli, così il rischio è minimo. Nulla, regà, lasciate un bel like, un commentino e ci vediamo al prossimo video.